Eccoci di nuovo, molto bene, radiolinea numero Hola. Uno, eccoci. Siamo tutti siamo qui. Migliaia. Siete carichi? Siete forti? Carichi. Oh, com'è andato in settimana il molto bene in spiaggia? Ti chiedo scusa, ma è appena arrivato un altro messaggio di Michele. Vedi? Lo leggo. Cosa dice? Vai. Ah, ce l'ho qua, nella mano. Sì, certo. Mi ha scritto nella mano prima. Certo. Sto arrivando, sì. Ma preoccupatevi. Ah, vedi. Perché è indeciso con se stesso. Io poi so dov'era. Io so perché è così. Ok. Comunque è andata. Quindi no, non io capisco, voglio sapere come andate in spiaggia. È andata alla grande. Sì, bene, sì. Ci hanno tirato la sabbia negli occhi. Ok. Quindi, sì, okay. Voi sapete che io e Panzeri aspettiamo la quota, la busta. Sì, sì, ma arriva. È la vostra pensione. Arriva. La mettiamo da una parte. Stiamo versando all'INPS. Ragazzi, c'è il servizio pubblico. Oggetti smarriti, ben ritrovati. Una rubrica di pubblica utilità. Esatto, ecco nel qua. Fine settimana i Camillas ci illuminano su tutta una serie di oggetti e vettovaglie varie che poi tra l'altro prendono posto qui nel basement, sì, in attesa qua. Che i legittimi proprietari qua. Vengano a ritirarle. Cosa abbiamo questa settimana, Ruben? Allora, la prima cosa è qua a Corinaldo, la mia città preferita delle Marche. Bellissima. È stato trovato un assaggino di formaggio di fossa solo, lontano da qualsiasi sagra. Ecco. È tutto sporco di aceto balsamico. Ci sono persone qui che dicono che non è aceto balsamico. Ah, ok. Qualcuno lo venga a prendere, sì. Se no entro la fine della trasmissione lo mangiamo. O lo mangiamo oppure lo buttiamo perché fossa tende a fare un discreto odore. Sì, ecco. Guarda, fatemi dai, il basement è un luogo abbastanza misterioso. Poi, ma veniamo a noi. Sì. È stato ritrovato nel centro di Tolentino un algoritmo appoggiato su di una panchina di proprietà comunale che non rivendica il possesso dell'algoritmo in questione. No, la panchina non ne vuole sapere. O il comune, non che si è capito. A noi sinceramente la cosa appare alquanto strana. Sì. Però vedete voi. Sì. Ma sappiamo cosa fa l'algoritmo? No, un algoritmo lui sta lì, non serve a niente. Da fastidio. Però sta lì, da fastidio e basta. Mi raccomando ragazzi, a Tolentino . Invece uno dei traumi di quest'estate abbiamo trovato un bambino che piange perché vuole andare a scuola. Dice che ha pure delle vacanze e parole sue piccolo. Le vacanze creano in me quel senso di vuoto nel quale rischio di entrare in contatto con me stesso e con i miei limiti. Madonna. Costringendomi a risolvere quei problemi di relazione interpersonale che mi sto portando dietro dall'asilo. Venite a prenderlo? Direi ha un costumino rosso, mi raccomando, anche perché mi sembra molto preoccupato. Il bimbo, che è molto maturo. Invece ragazzi, sentite che meraviglia qua. Nella via principale di Ginestreto, in provincia di Pesaro, è stato ritrovato un buon profumo primaverile che smussa i torpori, rallegra le questioni, dipinge desideri esaudibili e fantasie immacolate e non arbitrarie. Chiunque abbia voglia di provare queste sensazioni si rechi personalmente nella via principale di Ginestreto, in provincia di Pesaro. Ginestreto in provincia di Pesaro, un po' di primavera, quindi quella profumo, che non abbiamo visto quest'anno. Torna adesso, arrivata. E poi l'angolo della tenerezza. Certo. A Coppola di Santa Maria in sopra. È stato trovato un cucciolo che non sta aspettando altro che un padroncino a cui tenere compagnia. Tesoro, è un cucciolo di sasso. Ecco, certo. È tranquillo, non sporca, sta dove lo metti, non ruggisce, non morde, non miagola, non vuol mangiare. Se lo metti sulle ginocchia sta lì, se lo metti sotto il letto sta lì. Io, se voi vi sentite soli, lo verrei a prendere. È un cucciolo di sasso ancora senza nome. Allora, diciamo la verità, lui non dà fastidio nel basement, il cucciolo di sasso, però insomma lui cerca affetto. Ecco, lui sta tranquillo, dove lo metti sta. È un sassolino. Molto bene, oggetti smarriti, vai. Il gradevole oroscopo del giorno. Certo. Le stelle parlano. Questo salute. Dopo. Questo è arrivato poco, un messaggio di Michele, infatti, ha detto, ragazzi, ho sbagliato strada e questo mi permetterà di arrivare ancora prima. Ecco, perfetto, torniamo tra poco.